La diretta di oggi ve la voglio dedicare da Piazza Plebiscito a Napoli, bellissima realtà. Vedete qua vicino il palazzo della prefettura, dietro c'è il Palazzo Reale di Napoli e poi ovviamente la bellezza della Basilica. Perché lo faccio da Napoli? Lo faccio da Napoli perché Napoli è la principale città del nostro Mezzogiorno e il Mezzogiorno è stato troppo dimenticato in questa campagna elettorale. Quindi parliamo del Sud. Parliamo del Sud mentre gli altri vogliono fare l'autonomia differenziata. Che significa? Che le regioni più ricche diventano sempre più ricche, quelle più povere sempre più povere. Non è giusto. Non è giusto perché la storia del nostro paese è stata una storia importante. Dopo l'unità d'Italia c'è stato sicuramente un grande impoverimento del Mezzogiorno e questo è storia, non è, come dire, analisi astratta, ma comunque in Italia c'è stata sempre una grande tradizione culturale, meridionalista e progressista che ha voluto dire una cosa semplice: lavoriamo perché ci sia l'eliminazione di questa disuguaglianza tra varie parti del paese, che non sono solo nord e sud, sono anche le grandi città e i piccoli centri. E questo devo dire che Conte è uno dei pochi che dice sempre in ogni convegno questa cosa. Certo, lui viene da un piccolo centro del sud, quindi ha conosciuto anche proprio personalmente cosa significa la disuguaglianza doppia. Poi ce ne sono tante altre, ci sono quelle tra uomo e donna, cioè ancora non si riesce ad avere una parità salariale, ci sono quelle tra persone che nascono in condizioni di maggiore benessere e di minore benessere, e lo Stato dovrebbe servire a questo, deve servire a superare le diseguaglianze. E quindi la grande diseguaglianza verso il Sud è un tema fondamentale di questa campagna elettorale. Io credo che anche il segnale per cui il Sud sta scegliendo, almeno secondo tutti i sondaggi ufficiali e quelli che sono stati pubblicati prima del divieto e quelli che si continuano a fare ma non si possono pubblicare, perché non è che i sondaggi sono finiti, i sondaggi ci sono, solo che si ipotizza che per non turbare l'elettorato, anche se pure questa è una norma vecchia, non si possano pubblicare durante questo periodo. Ebbene, i sondaggi dicono chiaramente che nel Sud il Movimento 5 Stelle è il primo, è la prima forza politica, e lo è anche per questo, perché è l'unica forza politica che sta lottando contro le disuguaglianze. Ma io spero che anche al Nord diventi sempre più forte il voto per una persona come Conte, che sta dimostrando una grande serietà, una grande coerenza nelle cose che fa. E anche al Nord, non solo i meridionali che sono al Nord, che sono un'infinità peraltro, ma anche i cittadini italiani che sono contro le disuguaglianze e che sono al Nord. Non è che il Nord è fatto di egoisti e il Sud di altruisti, non è così. Siamo tutti fatti addirittura individualmente di una parte nostra che è più egoista e una parte che è più altruista. Allora, vogliamo cercare di essere un po' più generosi? Vogliamo capire che il nostro Mezzogiorno è bellissimo, ma ha anche bisogno di sostegno, di non essere lasciati in mano alla mafia, alla mala politica? Ed ecco perché io sono andato fino a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Federico De Rao, Cafiero De Rao, che è stato il procuratore nazionale antimafia, che è un cittadino napoletano e che Conte ha voluto come candidato indipendente alle elezioni. Perché? Perché Conte con questa scelta ha dato una dimostrazione di serietà. Ed ecco perché anche sul versante ecologista io dico: io ho fondato i Verdi in Italia, io sono strutturalmente una persona che ha sempre lavorato per la transizione ecologica e oggi con l'iniziativa EcoDigital voglio realizzare quella che è l'ecologia degli anni 2022, perché io quando li ho fondati i Verdi erano una cosa nuova, alternativa ai vecchi partiti. Oggi il voto ecologista è il voto per guardare al futuro, alla transizione ecologica e digitale, e Conte è coerente con quelle battaglie. Non è un caso che lui dice che vuole collaborare con i Verdi europei, è normale, perché chi vuole l'economia circolare non può dirsi a favore degli inceneritori. Sono un estrema razio e che quindi arriva solo all'ultima fase, e chi è a favore dell'ambiente, della transizione ecologica, non può dirsi a favore di considerare i rigassificatori la prima emergenza. C'è anche bisogno del gas nella fase di transizione, ma adesso stanno utilizzando l'emergenza legata alla guerra e alla crisi energetica per rilanciare i combustibili fossili. Non prendiamoci in giro, è ben diverso dire che vogliamo avere anche una fase
il gas per evitare che si blocchi tutto, ma ben diverso è usare invece, come fa tutto il centrodestra e purtroppo una buona parte anche del PD, oltre che ovviamente Calenda, stanno usando questa crisi per non per rilanciare le energie rinnovabili, non per dire sì al grande settore industriale che in Italia propone di spendere 80 miliardi per realizzare 60 giga di energia da fonti rinnovabili. Questa è quell'azione che si dovrebbe fare. Quindi in questa bellissima piazza non potevo che darvi, fare una diretta, un saluto. Sono stato poco fa a messa nella cattedrale qui, che è molto bella. Tra l'altro domani a Napoli anche San Gennaro, che al di là di essere una festa religiosa è anche un grande momento di tradizione popolare nella capitale del Mezzogiorno. Ma noi dobbiamo soprattutto ricordarci che il Sud è un motore fondamentale per questo paese. Se non riparte anche il Sud, l'Italia non funziona bene. E quindi il Nord, il centro, tutto il paese è fondamentale, tutto il paese ha bisogno di una rinascita, di un rilancio, ma il Sud ne ha bisogno ancora di più, perché per troppi anni l'alleanza tra la mala politica, un pezzo di industriali rapaci, prenditori, non imprenditori, e dall'altro lato la malavita organizzata, che purtroppo non esiste solo al Sud, ma nel Sud ha sempre avuto un peso importante e grave nelle vicende del nostro paese, ebbene il Sud deve avere il suo rilancio, e il fatto che Conte sta lavorando molto nel Mezzogiorno è importante ed essenziale. Un saluto veramente e una buona domenica ovviamente da Piazza Plebiscito nella città di Napoli. Un saluto, diciamo, doppio per tutti gli italiani che amano l'intero paese ma hanno anche un occhio di attenzione particolare a questo Mezzogiorno tanto bistrattato, a volte anche tanto indolente, non capace di ribellarsi a questo malcostume, e quindi che ha bisogno di un rilancio ma anche di un riscatto morale. Ed ecco perché io credo che la scelta di Conte di mettere sia De Rao sia Scarpinato come due simboli di legalità hanno anche un valore aggiuntivo in più. Il mio sostegno, molti mi chiedono ma perché tu sostieni, ma io sostengo Conte perché è il candidato premier più ecologista, vuole lavorare con i verdi europei che sono una scelta intelligente, ma soprattutto nella lotta alla legalità ha dimostrato con le sue scelte che cosa significa considerare sempre importante la lotta alle mafie in questo paese, che non sono solo le mafie nostre, perché guardate, noi abbiamo un problema anche con le mafie russe, con la mafia cinese, con le mafie giapponesi, cioè le mafie esistono e vanno combattute stabilmente, chi non ne parla finisce per aiutarla. Buona domenica, ciao!